gentili colleghe e colleghe, buongiorno a tutti. Desidero con questa mia comunicazione fornirvi alcuni aggiornamenti sull'andamento epidemico della Covid. Prima di tutto vorrei partire dall'ordinanza numero 94 di qualche giorno fa, che ci dà alcune indicazioni comportamentali. In primis prevede ovviamente l'aggiornamento dei piani pandemici. La nostra azienda, come tutte le altre aziende della Toscana, nei mesi scorsi ha lavorato all'aggiornamento dei piani pandemici e infatti puntualmente in questo ultimo mese progressivamente abbiamo dato seguito a quello che era il nostro programma. Quindi è stato aperto l'edificio 21 del Santa Chiara, è stato progressivamente utilizzata la struttura di malattie infettive e non ultimo in questi giorni anche la struttura di pneumologia. Quindi tutto l'edificio 21 del Santa Chiara, che era stato adeguatamente ristrutturato durante sia, come vi ricordate, il periodo pandemico, ma poi abbiamo completato i lavori nel periodo estivo, sia l'edificio 13. In più è stata aperta la bolla Covid, cosiddetta per le reti tempo dipendenti, sull'edificio 31 di Cisanello. Quindi ad oggi questa un po' è il nostro assetto complessivo relativo all'offerta di ricovero per i pazienti Covid, fermo restando che dovremo anche capire nel proseguo dei giorni come adeguare eventualmente la nostra offerta a necessità che dovessero ulteriormente manifestarsi. All'interno poi dell'ordinanza 94, un altro elemento che viene sottolineato è il mantenimento delle attività ambulatoriali che in questi mesi sono riprese, sono state ampiamente anche ristrutturate e viene sottolineato l'utilità e l'importanza di ricorrere alla televisita e al teleconsulto. E anche per questo, come avevo avuto modo un po' di spiegare durante le ultime assemblee che ho fatto con i dipartimenti clinici, è in essere tutto un percorso anche di carattere tecnologico per permettere l'utilizzo delle televisite. Altro elemento presente all'interno dell'ordinanza è l'elemento relativo alle attività. Ci viene richiesto ovviamente di mantenere le attività legate all'emergenza urgenza, alle reti tempo dipendenti, alle attività di ricovero essenziali e all'attività chirurgica, che noi in questo momento stiamo proseguendo come da programma, salvo poi eventuali ulteriori necessità che potrebbero manifestarsi in relazione alla pandemia. L'altro aspetto che viene sottolineato all'interno dell'ordinanza numero 94 è quello relativo alla gestione degli accessi, quindi alla segmentazione degli accessi, alla riordino delle attività nelle sale d'attesa, ma anche queste sono iniziative che noi non abbiamo mai interrotto rispetto al periodo della prima pandemia, per cui da questo punto di vista siamo fortemente attrezzati e ben organizzati. L'elemento forse più innovativo, che peraltro è in linea con l'ordinanza precedente che noi non avevamo sostanzialmente modificato, è relativo ai visitatori. Oltre al controllo dei checkpoint, per cui ovviamente non possono entrare visitatori che abbiano sintomi febbrili, raffreddore, tosse oppure una temperatura superiore a 37,5, e questo vi ricordo ovviamente vale anche per i dipendenti, per tutti noi che ogni giorno ci rechiamo al lavoro, a livello sia di accompagnatori alle visite ambulatoriali che di visitatori per i pazienti ricoverati, sarà importante continuare a mantenere una forte limitazione agli accessi. Questo non per impedire la visita ai congiunti, agli amici, ma per continuare a garantire all'interno della nostra struttura un ospedale Covid-free. Quindi evidentemente i parenti potranno entrare uno alla volta, possibilmente l'ordinanza indica anche a giorni alterni, più che altro indica la necessità di mantenere una certa leggerezza di presenza all'interno delle strutture e comunque per non più di 10 minuti. Quindi i nostri coordinatori, i nostri direttori ovviamente devono dare e impartire quelle disposizioni utili affinché nei reparti la gestione dei visitatori e degli accompagnatori venga fatta secondo questi criteri. Ora, evidentemente è chiaro a tutti che noi ci stiamo un po' avviando verso una fase ugualmente delicata e
complessa. Noi tutti ci auguriamo di non doverci riconfrontare con un quadro pandemico quale è stato quello di marzo e di aprile, però evidentemente dobbiamo lavorare e dobbiamo, diciamo, sviluppare il più possibile le nostre attività in quest'ottica. Io mi rendo conto che dobbiamo affrontare un momento che è un momento complesso, che vuole ovviamente tanta pazienza, tanta disponibilità e tanta resilienza da parte di tutti noi. Però evidentemente abbiamo anche la necessità, come sistema sanitario, di rispondere a tutta quella che sarà la domanda che in questo periodo che ci abbiamo davanti si presenterà all'interno delle nostre strutture. A livello aziendale cercheremo di mantenere il più possibile, diciamo, un livello di informazione e di coordinamento a tanti livelli, sia a livello degli uffici di direzione che a livello dei clinici coinvolti all'interno delle reti, che per tutti gli operatori, e cercheremo di dare il più possibile un'informazione corretta e puntuale su quelli che sono gli avvenimenti cui coinvolgono la nostra azienda. Da parte mia, come voi ormai sapete perché mi conoscete, c'è come al solito la più ampia disponibilità di ascolto, di accoglienza, di suggerimenti e di idee. Quindi io diciamo che questa sarà una prima comunicazione che appunto io vi rivolgo, ma penso nel proseguo che avremo altre occasioni per mantenere, diciamo, tutta l'azienda allineata sulle informazioni necessarie affinché questi mesi prossimi che abbiamo davanti possano essere lavorati nella serenità, diciamo, maggiore in relazione proprio a quello che sta accadendo. Grazie.